Allora, questi qui ci sono dei concetti di esperienze, se volete, proprio di là, e vero che vengono proprio fatti logicamente elaborati da un piccolo disegno a un grande disegno, poi si fa il quadro. Per andare a Stoccolma, io ho fatto tutta l'Italia, l'Austria, la Germania, poi sono per la Prussia, e poi sono arrivato in Danimarca, e poi ho traghettato e sono andato là. Allora, prima però, quello che mi ha influenzato soprattutto in questo mio viaggio in automobile, sono stato questo concetto teutonico della Prussia, questa specie di pesantezza proprio, sempre col chiodo alla Hindenburg, no? Così, queste costruzioni fatte da mattoni, eccetera, eccetera. Quando poi sono arrivato su in Finlandia e in Norvegia, ho visto invece là che c'era questa follia, questo desiderio di sole. Allora c'è il gruppo Eurodidi, che c'è tutte le casette che sono strette altissime, di 4-5 piani, coloratissime, perché vogliono il sole, che non hanno, loro il colore aggiungono, no? Nel frattempo la nuova civiltà è quella di costruire le nuove città di 5-6-7 piani sottoterra. E infatti se voi andate su ci sono già 4-5 piani sottoterra, che sarà lo sviluppo dell'architettura del domani per la parte commerciale. Ad dato momento si faranno delle zone di verde e di respiro alla superficie con gli alberi e il paesaggio, e tutta la parte invece di quello che sono mercantili, dei magazzini, dei grandi codici, saranno sottoterra, no? E il nuovo concetto di rivoluzionamento dell'urbanistica sarà in questa evoluzione, insomma.